Ragazzi, eccomi qui di nuovo. Vi ho parlato del ruolo dell'arbitro. Freddy, vieni qua. Vi ho parlato del ruolo dell'art director e oggi sono qua con la più grande esponente del copywriting, Eleonora Sofi, come avevo promesso. Ciao. E c'è anche Freddy. No, ragazzi, cioè, mi ha portato il pupazzetto. Eleonora, che bello averti qua. Cioè, che bello, io sono venuto a casa tua. Esatto. Siamo qua per parlarvi del ruolo del copywriter, perché abbiamo parlato dell'art director. L'account, boh, lo troveremo, se trovano questi account. Purtroppo ce ne sono tanti. Purtroppo ce ne sono tanti, ma ne parleremo più in là, magari dopo le feste. Intanto vi voglio far capire bene cosa vuol dire copywriter. Mi avete anche fatto delle domande interessanti che io porrò ad Eleonora. Ricordiamo che Eleonora è stata la mia compagna di tesi. Di banco. Abbiamo fatto la tesi su Medici Senza Frontiere. Merda. No, dai, era molto bella. Adesso ti dico ai tempi ero molto orgogliosa. Sì, abbiamo fatto la bambola, era una, tipo la bambola di una mamma africana. A Natale regala una mamma vera. Soffre davvero, com'era? Muore davvero, una cosa del genere. Una cosa inquietante. Una cosa inquietante, però secondo me funzionava. Va bene, Eleonora, raccontaci un po' della tua storia. Vabbè, la parte più importante della mia carriera è stato essere la compagna di banco. Esatto. Poi ho iniziato subito a lavorare nelle agenzie e quindi la mia vita è precipitata. Ho smesso di avere una vita privata, tempo libero. Ho fatto prima un piccolo stage di 6 mesi in un'agenzia dove non mi sono trovata molto bene. Dopodiché ho iniziato il mio percorso nell'agenzia dove lavoro ancora adesso. Ci sto da 5 anni. Ho iniziato con lo stage, poi contratto, bello, soddisfazioni. E lì sono cresciuta tantissimo, perché ho avuto la fortuna di lavorare sempre con un direttore creativo importante, dei copywriter senior che mi hanno sempre affiancata. Nonostante io stessi facendo uno stage, ho lavorato già su campagne che sono uscite, campagne radio che poi sentivo in macchina. Soddisfazioni, insomma, di questo tipo che all'inizio non sono tanto ovvie. Certo. L'altra volta mi hanno sottolineato il fatto: ma quante parole inglesi usate? Ho detto brief. Però nella pubblicità si usa brief, si usa rough script. Il direttore creativo è l'ultimo imbuto da dove passa tutto quello che è stato fatto, e lui mette il timbro a prova, giusto? Sì, peccato che poi esiste il cliente. Sì, esatto. Che differenza c'è tra art director e direttore creativo? Perché per come lo diciamo noi in realtà sembra la stessa cosa. Invece no, come ha detto lui, il direttore creativo è a capo di tutto, è la punta della piramide all'interno dell'agenzia. Quindi tutto quello che fanno le coppie creative poi viene approvato dal direttore creativo e dopo la sua approvazione può essere presentato al cliente, che deve rompere il cazzo e trasformare le cose bellissime in cose porcate. Ma che c'è? Freddy, io sono a Roma perché amo Roma e mi piace vivere qui. È ovvio che se la carriera fosse per me la priorità non potrei vivere a Roma, perché a Roma il mercato pubblicitario è fermo, non ci sono clienti che hanno i soldi per fare roba grossa. Quello è il problema. Sono tutti a Milano questi clienti, le agenzie più importanti sono tutte a Milano o se hanno una sede a Roma fa da succursale. Ci sono anche altre città adesso che si stanno facendo largo tra le altre, per esempio Parma o anche Bologna. Anche a Torino c'è qualcosa. Roma è un po' la più sfigata, però alla fine c'è qualcosa pure qua. Ma vogliamo dire magari cosa fa il copywriter, visto che l'abbiamo detto? Il copywriter si occupa di? Della parte testuale della pubblicità. Che significa però? La coppia creativa insieme pensa al concept, quindi all'idea creativa. Al concept, come parli questo poi in inglese? Di? Al concetto. È il concetto su cui si basa. Poi l'insight è l'altra cosa. L'insight. La coppia creativa insieme pensa al concetto, al concept. Together. E nel momento in cui si è definito questo concetto, teoricamente è responsabilità del copywriter formularlo nel modo più giusto per poi tradurlo in una comunicazione. Però è importante dire che mentre prima, quindi tanti anni fa, questi due ruoli erano davvero tanto definiti e separati, adesso non è più così. Perché se lui è il mio director e mi dice: oh bella sta frase, io ti dico: oh, da paura, sta frase funziona perfettamente. Esatto. Non me ne frega niente che lui è l'art director, perché magari dopo sarò io a dirgli: guarda che sto colore non è bello, facciamolo di un altro tipo. E quindi in realtà è una collaborazione continua, a parte ovviamente alcune forme di pubblicità, per esempio il radio, cioè tutte le campagne radio, trattandosi soltanto di audio, non hanno parte visiva, quindi l'art director non c'entra nulla. Quindi è solo colpa tua? Soltanto colpa mia, però è anche fichissimo, perché prima penso a cosa
cosa dire, cosa far succedere, eccetera eccetera. Però quasi sempre è lo stesso concept della campagna che hai sviluppato magari nella stampa, nell'affissione, nello spot, no? Quindi cerchi di tradurre lo stesso concetto in un'altra forma. E lì prepari lo script e dopodiché vai a incidere, che è la cosa più divertente, perché devi scegliere le voci, quindi fai un casting degli speaker da utilizzare, scegli la musica. La dinamica degli spot in radio è sempre: ehi, hai sentito degli sconti da degli no. sconti da sì, gli sconti da Ma no, dai, grazie a Dio non sono ancora arrivata a fare queste cose. Ma il mio preferito è sempre stato uno che sentivo negli stabilimenti sulla riviera romagnola, che diceva: ristorante degli ingordi, mangi da ricco, spendi da povero. Bella! Cioè, ma che insulto, eh! Senti, allora, io passerei a delle domandine che ci hanno fatto i nostri amici telespettatori. Sì. Perché ho detto art director e la gente... sì, è abbastanza interessata, ma ho detto copywriter, tutti impazziti. Perché forse la gente pensa a copywriter come quello copyright. Che... copyright. Infatti mi hanno scritto alcuni... cioè, copywriter e copyright sono due cose diverse. Cioè, copyright sono i diritti di qualcosa. Invece copywriter... Vrite. Mi chiedono le tre regole fondamentali del copy. Allora... credere, obbedire e combattere. No, secondo me non esistono delle regole del copy. Secondo me esistono delle caratteristiche che bisogna avere per fare il copy. Che è un'altra domanda, però... Ok, vabbè, diciamogliela. Ognuno ha le sue, ma io non ce le ho. Io non ho regole. Hai capito? Ma certo, perché ogni volta è diverso. Cioè, ti deve venire da dentro, ragazzi. Poi magari ci sono anche dei creativi che hanno delle regole, però non sono nati creativi, capito? Bella questa Non sono frase. Diventati. Bella, bella, molto bella. È mai capitato che una campagna andasse particolarmente male? Beh sì, una volta, grazie a Dio. Ma era social o...? Però social, era una campagna social che è andata male. Però per fortuna non è proprio andata, cioè non se l'è filata nessuno. Ok, quindi... non è che dici ci hanno insultato. Meglio. Però volevo solo dire una cosa di prima. Cioè, le tre caratteristiche che secondo me deve avere una persona per poter fare il copywriter. Ok. Uno, sapere l'italiano. Perché purtroppo ci sono molte persone che vorrebbero fare il copy ma non sanno l'italiano. E per carità, gli errori ogni tanto li facciamo, sì, tutti, sono la prima, però delle buone basi insomma non guastano. Comodo, esatto. Poi bisogna avere il dono della sintesi e poi bisogna avere qualcosa da dire in generale nella vita. Esatto, ma si va, stai calma. Non metterlo però, cioè. Certo che lo metto. No. La sostanziale differenza tra i testi per media classici e quelli per social marketing, come funziona il processo creativo per l'elaborazione dei testi, della ricerca di ispirazione, allo studio dei casi, le tecniche di scrittura, ecc. Per esempio, su un'affissione, quindi il cartellone che vedi per strada, io lì sto parlando a tutti, cioè non posso sapere chi è che leggerà quel cartello, certo, no? Mentre sui social io posso targettizzare ogni messaggio, quindi cercherò di avvicinarmi il più possibile al linguaggio di quella persona. Sui social la gente, come sapete, non ha voglia di leggere i papiri di 30 righe. Il payoff più bello della storia, diciamolo, il payoff, che non esiste in italiano la parola payoff, esatto, è la scritta che sta sotto la scritta grande. Dove c'è Barilla c'è casa. Esatto. Oppure Just Do It, che ovviamente sarebbe banale, però Just Do It, che gli vuoi dire? Però ce n'è uno che a me piace tanto, solo gusto personale, per carità, che è anche recente, che era dei baci perugina, che è: chi ama baci. È dolcissimo. Chi la dura la vince. Pure Leroy Merlin ce n'aveva uno carino. In caso di casa. In caso di casa. In caso di casa è carinissimo. Trovo il copy uno strumento fondamentale nella comunicazione, ma per funzionare deve essere supportato e tradotto. Ma cioè, ci stai a rispondere a una domanda? In particolar modo, nella tua esperienza, è sempre riuscita a rapportarsi, a dialogare con la parte design, intesa come grafica e comunicazione visiva? Cioè, c'è ovvio mai stato un art che tipo... oh, no. Sì, però allora, in realtà sono stata quasi sempre fortunata. Però certo, ci sono stati degli art con cui ho lavorato meglio rispetto ad altri. Alcuni proprio top del top, altri ni. Tipo Simone Macciocchi. Simone Macciocchi, top del top, art director più forte del mondo. In molti mi hanno chiesto l'articolo 13 dell'UE, giusta oppure troppo severa? Ma che cazzo è? Non c'entra niente. Cos'è? Che legge è? L'articolo 13, che tutti quanti stanno nel panico perché dicono: oddio, chiude internet, vogliono bloccarci. Ma che ne so, ma quello non fa parte dei miei problemi. Metterlo proprio, non lo sapevo, eh. E ci faceva ridere. Ho capito, ma non posso fare la figura di quella che non sa una cosa così importante e sanno tutti. Vabbè, ma quella è roba di social, ma che te frega a te? Come si fa a scrivere un copy che non abbia le sembianze di una marchetta spudorata? Qual è il giusto linguaggio da usare? Avere qualcosa da dire, quello che dicevo prima. Se ti devo vendere una spugna, non ti posso dire comprati questa spugna perché è la spugna più bella del mondo. Perché alla fine non mi stai dicendo niente, cioè è una cosa che potresti dire su qualunque cosa, qualunque prodotto, e potrebbe dirlo chiunque. Nel momento in cui troverò una caratteristica, me la invento pure, esatto, non
non deve essere vera. Però una caratteristica che magari tu leggendola dici: oh, ma è vero, cavolo, pure io penso questo quando ho la spugna in mano. E allora già ho trovato un modo per coinvolgerti. Cioè, Instagrammer, fate uno sforzetto. A parte adesso va di moda tipo il papirone e poi boom, da quando uso questo shampoo. Cioè tipo è vero. Cioè tipo foto in mezzo al campo di grano. Sì, sì. Con scritto il grano, la mia vita che scorre tra le spighe. Devi andare su altro. Quando vai su altro c'è scritto: da quando uso il mio shampoo Pantene è tutto più bello. Cioè, quello non è pubblicità. Se non lo sapete fare, non lo fate. E anzi, mi rode pure a me quando vedo quelle cose, perché dico: allora mi stai prendendo per il culo. Esatto. Cioè, esatto. Mi vuoi intortare con tutta la storiella, ma poi alla fine lì andiamo a parare. Esatto. Invece, allestire una cosa carina, cioè, fa anche apprezzare di più il fatto che tu stia pubblicizzando, perché si sa che non è ben visto il fatto che uno pubblicizza una roba sui social. Però se la intorti bene e trovi la maniera carina per sponsorizzarla, è apprezzato. Quale sarebbe il percorso formativo da intraprendere se si volesse diventare copy? Ah, ce ne sono infiniti. Nel senso, io ho fatto uno dei più classici, perché ho fatto lo YED, corso pubblicità. In realtà io conosco copywriter che hanno fatto tipo fisica, facoltà più assurde, proprio più lontane dal nostro mondo. Molti hanno fatto lettere, ma non confondiamo, perché ci sono molti poeti che in realtà sanno fare bene quello, ma non vuol dire che sappiano fare bene la pubblicità, perché sono due cose totalmente diverse. Esatto, brava. Mazza, mi piace molto in queste spiegazioni. Grazie. Italia o estero? Il problema del copy è che, essendo basato tutto sulla lingua, sui modi di dire, ok? Cioè sul modo in cui le persone di quella città chiamano una cosa. Metti cioè, un tigre nel motore. Cambia talmente tanto che devi essere madrelingua proprio super ferrato. Quindi è molto complicato. L'art director può andare dove gli pare. Però in generale di leggere ovviamente è fondamentale per vedere vari modi di raccontare qualcosa. Cioè è utile per quello ovviamente. A parte che è utile in generale per tutti. È importante fare tanto caso alle sceneggiature quando guardi un film, una serie TV. Eleonora, grazie. A te, è stato un piacere. Ciao. Noi ci salutiamo, non ti preoccupare. È stato molto bello. Devo dire, è stata esaustiva. Esaustiva o esauriente? Esaustiva. Vieni qua. Io con la copertina. Alla prossima. Ciao. Ma quanto sei carino. Ciao Freddy. Un appello per me davvero importante: se qualcuno di voi ha conoscenze che contano nella redazione di Uomini e Donne, vi prego contattatemi. Eleonora, Sofi, mi trovate anche su LinkedIn, perché il mio sogno è quello. Chi se ne frega della pubblicità, voglio lavorare per Maria De Filippi a Uomini e Donne. Grazie a tutti. Bene, grazie Eleonora.